Ciao a tutti, siamo al Teatro Greco di Roma e oggi siamo al convegno Un altro mondo per un giorno. Avremo ospiti speciali da intervistare come Thomas Torelli, regista di Un altro mondo, Silvano Agosti, Giuliana Conforto e Massimo Corbucci. Seguitemi, sarà una giornata indimenticabile. Prego. E adesso accanto a me abbiamo Thomas Torelli, il regista di Un altro mondo, il film che abbiamo visto più volte in giro per l'Italia, ma ci stava raccontando Thomas che non solo in Italia lo stiamo abbiamo la fortuna di vederlo. Beh, guarda, siamo partiti con dei festival internazionali negli Stati Uniti, siamo già alla Svizzera, abbiamo vinto un festival di cinema latino, quindi siamo stati usciti in Spagna, in tutta Latina America, all'università, e quindi siamo con fatica cominciando a portarlo fuori dai confini. Adesso lo stiamo doppiando in inglese e speravamo di riuscire a portarlo negli Stati Uniti con il doppiaggio in inglese e magari provare anche a fare le stesse tournée che abbiamo fatto in Italia, in Europa e all'estero. Molto bene, sono molto felice di questo, Thomas. Dici un po' che cosa, come è stata la risposta del pubblico, visto che è stato variegato questo pubblico? Sì, è stata straordinaria, sopra qualsiasi aspettativa. Quando abbiamo deciso di distribuire il film in maniera autonoma, abbiamo scommesso in questa cosa originale e che in qualche modo vista dagli addetti ai lavori in maniera un po' assurda. E ci abbiamo creduto e con la mia squadra abbiamo organizzato queste proiezioni che in realtà poi con il passaparola, con la gente comune, con le associazioni, con i cinema che ci contattavano, sono quasi 300 proiezioni in un anno, insomma, un anno e mezzo, quindi una cosa incredibile. Più di 200 con me, per cui in quest'ultimo anno e mezzo ho la barba bianca a forza di stare in giro per l'Italia. Però. Molto bene, e però avete in programma un nuovo film, se non sbaglio. Sì. Ci puoi anticipare qualcosa? Certo, e questo nuovo film si chiamerà Food Revolution. Abbiamo già girato un trailer del 2013. Che si può vedere sul sito foodrevolution.com e Revolution con l'altro mezzo, perché in qualche modo partiamo dal presupposto che mentre Un altro mondo era importante capire come creare l'altro mondo dal punto di vista filosofico, su Food Revolution cerchiamo di raccontare questo cambiamento in maniera più pratica, quindi cominciando a farlo a tavola con ciò che mangiamo, con ciò che decidiamo di comprare per nutrirci e di quanto è importante in qualche modo ciò che mangiamo, perché spesso è sottovalutato. E ci puoi anticipare anche gli ospiti? Non so, avete intervistato qualcuno di... Abbiamo intervistato il professor Campbell, il professore di China Study, lui è il figlio. Abbiamo intervistato Vandana Shiva, abbiamo intervistato Moore LaPay, abbiamo intervistato Peter Singer, abbiamo intervistato Berrino, Petrini, insomma un bel po' di persone e continueremo così, insomma. Quindi i grandi dell'alimentazione che hanno scoperto che è ora di cambiare sia per il pianeta ma anche soprattutto per l'etica. Sì, infatti il film, diversamente da molti film che si sono già visti su questo argomento, cerca, anche se è abbastanza ambizioso, di raccontare tutti e tre gli aspetti, quindi quello dei danni all'uomo, dei danni all'ambiente e dei danni ovviamente anche agli animali, e quindi cerchiamo di in un'ora e mezza circa di film raccontare tutti e tre gli aspetti attraverso questi esperti di ogni settore. Bellissima idea, grazie Thomas. Grazie per quello che stai facendo per noi e per il pianeta. Grazie. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo. Grazie. Eccoci qui all'interno del Teatro Greco, adesso in questo momento andiamo ad ascoltare Massimo Corbucci, laureato in medicina e chirurgia, ma lui non ama definirsi, che ci parlerà di nuove frontiere della scienza. Dove la prima particella Q è l'equivalente del colui che del latino. E vant in aramaico significa provvidente, colui che provvede e muove il mondo, il vuoto di colui che provvede, che poi è il piano più pieno che c'è. E là dentro infatti ci sta tutto. La teoria del tutto, sapete, è quella teoria che i fisici stanno cercando di raggiungere. È bella che è fatta, perché dentro il vuoto quantomeccanico ci stanno tre T, e chi ha studiato teologia sa cos'è la Trinità, ci sta una V, e chi ha studiato teologia sa cos'è la Madre di Dio, tre T, una V, quindi il vuoto
dove abita colui che provvede e muove il mondo. E forse questa è una ragione per cui mi avevano sconsigliato di fare il fisico, perché sembro più un prete così. Infatti io a quel tempo mi ero accorto che ero inadatto per la facoltà di scienze matematiche, perché senza alludere a cose politiche, che non c'entra niente la politica, me ne sono sempre fregato, però ero l'unico che era un po' di destra lì a fisica, un po', insomma, abbastanza, e quindi non ero molto aperto al materialismo, al come dire, a quell'ideologia che fa a meno di trovare la spiegazione ultima, dove andiamo, chi siamo. In fondo i fisici, non voglio parlare per chi dice tu parla per te, io non sono ateo, infatti, io parlo per me, però senza essere, voler essere critico nei confronti dei fisici, lo sapete, i fisici insomma sono quelli che sostengono che l'universo sta andando avanti per caso. L'universo, secondo i fisici, è qualche cosa dove tutto avviene per caso. E poi anche gli stessi biologi, che vengono praticamente dalla stessa facoltà di scienze matematiche naturali, i biologi pure pensano che il DNA sia una cosa, dice, no, una cellula, se il prodotto primordiale, si sono con i fulmini e le saette, si sono formati dall'azoto e l'idrogeno, l'ossigeno e il carbonio, si sono formati gli amminoacidi per caso, e è venuto fuori per caso una cellula, poi per caso c'è stata l'evoluzione, e io non sono un evoluzionista, se vi interessa, io non sono assolutamente un evoluzionista, perché si chiama mancante, l'anello mancante tra la scimmia e l'uomo, e anche lì fu fatto un falso da Darwin, da Dobson. Darwin non era il responsabile dell'evoluzionismo, perché Darwin non era un evoluzionista, paradossalmente, no? Perché dice, come Darwin non era. Charles Dobson era evoluzionista, perché lui falsificò, lui prese il cranio della scimmia, la limò bene, anzi limò tutte e due, limò il cranio della scimmia per far centrare i condili della mandibola umana, e limò i condoli, insomma fece in modo che la mandibola umana si incastrasse col cranio della scimmia, e poi sotterrò tutto, fece finta di rinvenire questa cosa, si chiamava anello mancante, come la particella mancante, tutte le volte che non poi falsificano. E sapete quando si venne a sapere del falso di Dobson? 45 anni dopo che era stato fatto il falso. Ora, se anche questo del bosone si saprà tra 45 anni, credo che io sarò abbastanza vecchio da non venire a sapere. E quindi l'orientamento, come vedete, sia dei fisici, sia dei biologi, sia dei medici, alla fine credo che ci siano pure loro allineati su quell'orientamento, è quello che in una parola si chiama materialismo, è quello di pensare che tutto viene dal caso, se siamo fatti in un certo modo è perché per caso si sono messi insieme gli amminoacidi, e io non la penso così. Io penso che dentro quel buco che c'è dentro ogni atomo ci abita quella V e quella T, e dato che ci abita quella V e quella T,
che un attimo fa ho detto pure il nome, lo ripeto, quella T in teologia si chiama Teo, si chiama Dio, e quella V si chiama Madre di Dio, però ecco, ripeto, io non sono un prete, però questa cosa mi fa riflettere moltissimo sulla possibilità che veramente ogni atomo di cui noi siamo fatti, dato che è come se ogni atomo praticamente fosse comandato a funzionare perfettamente, non per effetto di quello che sta fuori, e appunto la differenza è questa tra chi crede al materialismo, crede che tutto funziona per effetto di quello che sta fuori. Io invece credo che tutto funziona per effetto di quello che sta dentro. Quindi io per esempio, invece il fatto che io da 40 anni mi sono occupato di struttura atomica e dentro l'atomo ho visto come sono messi veramente gli elettroni, e che dentro l'atomo veramente c'è il vuoto quanto meccanico, e che veramente, quindi questo mi ha dato la possibilità di avere un orientamento diverso, e questo orientamento diverso credo che sia alla base del cambiamento. Un mondo nuovo lo possiamo avere solo se ci rendiamo conto di come funziona veramente la realtà, perché fin tanto che noi crediamo che le cose sono quelle che ci raccontano in televisione, e non abbiamo nessuna possibilità di renderci conto, no. Quindi il mio contributo sta nella possibilità di sapere come funzionano le cose, e purtroppo sono soverchiato dai mezzi di comunicazione più potenti, che hanno quelli che invece hanno tutto l'interesse di trasmettere tutt'altro che la verità. E ringrazio voi che mi avete invitato. Abbiamo il piacere di intervistare Massimo. Molto gentilmente, ci può illustrare com'è la teoria del gatto di Schrödinger? Beh, quella è qualche cosa che ha dato veramente adito a una pessima fisica. Perché in fondo la cosa semplice da capire è il principio di indeterminazione, dice questo semplicemente, non gioca con gli effetti speciali. L'indeterminazione dice che di una cosa o sai la posizione o sai la velocità, tutte e due le cose insieme non le puoi sapere, perché è come se uno per sapere dove sta un aereo lo dovesse bombardare. Se lo bombardi, poi dopo l'aereo non c'è più. Quindi questo è un effetto paradossale, insomma, che credo che abbia guastato molto del senso veramente spirituale della fisica. La fisica è qualche cosa che gioca sugli effetti speciali quando cambia le carte in tavola. Non è vero che è un paradosso che l'osservatore cambia la realtà, perché l'osservatore non la cambia, la determina la realtà. In base alla sua interiorità, giusto? In base alla sua aspettativa. È per questo che vanno precisate. Le nozioni della fisica non sono adeguate a spiegare fenomeni che vanno al di là della fisica. Allora bisogna trovare delle nozioni nuove. La nozione nuova è quella di cos'è il pensiero veramente. Attualmente si pensa che il pensiero sia la cosa più astratta che c'è, mentre il pensiero è la cosa più concreta che c'è, perché solo il pensiero è determinante per creare la realtà.
altro non serve a niente nella creazione della realtà. Grazie Massimo. Un consiglio che vuole dare ai nostri ascoltatori per migliorarsi la vita e quindi per non crearsi più questa dualità tra scienza, spiritualità, questa separazione, per unire il tutto? Per unire il tutto c'è solo un modo. Allora, intanto i fisici dovrebbero diventare umili e leggere quello che scrivono gli spiritualisti. Primo consiglio ai fisici. Poi il consiglio che do agli spiritualisti è di andare a vedere qualche nozione di fisica. Così potrebbero accorgersi che le nozioni della fisica basta cambiarle un pochino e riscrivere quei paradigmi della fisica in modo corretto e finalmente si scopre che l'incontro è già avvenuto una volta che hai cambiato i paradigmi, però bisogna andare a vedere quali sono i paradigmi. E quindi nel nuovo mondo speriamo che gli insegnanti possano creare anche nei bambini questa nuova concezione, queste materie che possono essere... Ma non credo che questo avverrà, perché gli insegnanti sono pagati per insegnare le cose che stanno scritte sui libri, e non per insegnare la verità. Va bene, però noi ce lo auspichiamo. Grazie Massimo, buona giornata. Adesso andiamo ad ascoltare Giuliana Conforto che ci parlerà della coscienza, ma non solo. In tutto questo quadro conoscitivo di grande confusione, nessuno sa cos'è la coscienza. È il senso di identità che ci accompagna sempre. Cioè noi nasciamo, siamo bambini piccoli, piccoli, deliziosi, poi cresciamo, invecchiamo, maturiamo. Non c'è più un atomo di quello che è del bambino piccolo rispetto a quello che ci compone oggi. Non c'è una cellula che sia la stessa. Il sangue si rinnova, mi pare, in pochi giorni, forse un po' di più, comunque giorni. Le ossa, che sono le più lente, mi pare 6-7 anni. Comunque ci sono tanti tempi di rigenerazione e non c'è un oggetto che si identifica con la coscienza. Però la coscienza è qualcosa che ci accompagna continuamente. Quando diciamo io, dico io quando avevo 3 anni, io quando ne avevo tanti, io quando ho fatto questo. Quindi quello che manca in questo mondo è il mistero più grande, è la coscienza. Coscienza. Che la scienza, mi dispiace dirlo, non ha assolutamente scoperto, manco la fisica quantica, che la riconosce, però non lo sa. Allora, qual è l'abilità che è emersa nel 2010? È emersa nel cervello umano. Il cervello umano usa l'energia oscura. Che è la massima, l'energia, circa il 70% di tutta l'energia dell'universo. E è quella che può genera la coerenza dei modi, cioè dimostra che il vuoto unisce tutto. Io non lo chiamerei quanto meccanico, anche se sono d'accordo sull'importanza del vuoto, lo chiamerei organico, però è questo, e non è solo una questione di nome. La materia oscura, che è ben il 25% di quello che le scienze dello spazio e anche della Terra osservano, a Terra si possono osservare altri tipi di materia, e ha natura filiforme. Quindi questo è stato ormai riconosciuto, per cui c'è una struttura filiforme che è stata ritrovata nel cervello, sono i neuroni del cervello, e nell'universo, cioè una struttura tipo web. Infatti
gli astronomi ormai parlano di web cosmico. Web cosmico che prescinde dallo spazio e dal tempo, perché unisce milioni di galassie e potrebbe essere legato alla coscienza che ci unisce nel tempo, cioè noi la coscienza, abbiamo detto, siamo sempre io, anche se sono il corpo è sempre cambiato. Allora, qui c'è stato uno slogan, no? Tutto è vibrazione, che veramente mi sembra un po' misero, perché i modi sono tanti, c'è la rotazione, la torsione, l'impulso, ci sono infiniti modi. Perché tutti si incantano con la vibrazione? Perché la fisica quantica è quella che risolve molto bene l'oscillatore armonico, però ciò non significa che sia tutto vibrazione, significa solo che è quello che ha saputo calcolare. Quello che invece è la realtà, tutto è rotazione, la rotazione della Terra, la rotazione del particello, lo spin, che poi potrebbe essere derivato dal vuoto, ma insomma quello che in fisica si chiama momento angolare, che è importantissimo, il momento angolare della Terra è, o spin se vogliamo però, è la rotazione della Terra intorno al proprio asse. Da questo che cosa deriva? Il giorno, cioè la durata del giorno. Se accelera, la durata del giorno è più breve. Se rallenta, la durata del giorno è più lunga. Allora, quello che sembra il mistero, il tempo, in realtà è l'effetto di una rotazione. E quindi serve non un credo nella fisica quantica o nella scienza che crede invece all'immutabilità del tempo, tanto da descrivere anche l'evoluzione cosmica in funzione del tempo, cioè lo stesso tempo che serve dal Big Bang all'universo, dal Big Bang fino ad oggi, è quello con cui si calcolano i debiti, i profitti, gli interessi delle banche. Ci vogliamo chiedere come mai c'è questo Dio unico che incombe sulla storia, perché con lo stesso tempo si descrive la storia, le finanze, calcoli delle finanze, tutto si descrive con questo unico, fra virgolette, Dio, perché è semplicemente la dimostrazione della ignoranza di qualcosa, di una verità che è stata detta, e come si è stata detta, ma è stata nascosta. La corrente che muove il web e ha relazioni con le rotazioni. Ce l'hanno detto con la crocifissione, ma non solo, cioè ce l'hanno detto esprimendo una trinità che non è l'elettromagnetismo, non è il bipolarismo, cioè non è carica positiva, carica negativa, poi si dà pure valenza spirituale, positivo e negativo. È una corrente neutra, cioè quella che non è banale, perché è quello che può cambiare la rotazione oraria nella rotazione antioraria, quindi quella che trasmette le rotazioni. Questa può smuovere le montagne, come ha detto quel grande maestro che è Gesù Cristo, cioè può smuovere i nuclei, mentre il campo elettromagnetico è bipolare, cioè più o meno, e muove gli elettroni, le particelle leggere, i lettoni, come si dice, lettoni, quello che può smuovere le montagne è una corrente nucleare che è stata trovata, ripeto, ha dimostrato la trinità della forza
elettrodeboli che è portata da tre bosoni, non so se li vedete lì, quelli che ho chiamato V più, la fisica li chiama V più, Z0, V meno. Sono uno positivo, l'altro negativo, carico, e sono l'uno, l'antiparticella dell'altra. E c'è questa corrente che li concilia e che dimostra la trinità naturale della natura, perché questa corrente c'è sempre stata, anche se il CER se ne accorge nel secolo scorso. E poi che fa? La dimentica. La dimentica per un motivo molto... cioè tutti la dimenticano. Perché? Perché è troppo celere. E siccome con gli strumenti metallici ha un'interazione, non interagisce, perché gli strumenti metallici sono fatti di atomi oppure molecole con un basso numero di atomi, quindi sono non i bosoni sono massicci, sono un fiume impetuoso collato, ma come un insetto che non si muove. È interessante che comunque la forza elettrodebole, questa qui, ha relazione, questo è il modello standard della fisica, con 12 particelle, come l'ultima scena. E la forza elettrodebole che è? È la sintesi di due lati, di due campi già noti. Il campo elettromagnetico che è bipolare, cioè più e meno. Solito discorso, lotta tra bene e male, lotta tra positivo e negativo, che non esiste, non c'è nessuna lotta. E qui il famoso esperimento, per cui il famoso gatto di Schrödinger, che è rinchiuso in una scatola e in cui può arrivare un elettrone che poi viene moltiplicato in modo tale che può rompere un'eventuale ampolla di veleno e uccidere il gatto. Allora questo è il famoso esperimento alla base della fisica quantica, in cui Schrödinger fa notare che siccome non sappiamo se la particella è un corpuscolo o un'onda, cioè se passa in tutte e due le finiture, passa su una sola, quindi in quella che passa può uccidere il gatto, c'è l'ampolla che uccide il gatto, l'unico modo per saperlo è aprire la scatola e osservare. Allora, quindi in fondo riconosce la funzione cruciale della coscienza, però non sa che è, né conosce il significato delle sue, umano delle sue scoperte. E la croce, tra l'altro, è quella che noi facciamo ogni giorno, perché noi ci chiediamo che cos'è la coscienza, se ce lo vediamo, ma non ci rendiamo conto che la coscienza è legata alla postura eretta. Quando noi dormiamo o moriamo, non ci reggiamo in piedi. Se siamo addormentati, non siamo eretti. Quindi la coscienza è una forza che ci erige e può anche erigere il pene, può rendere il turgore della vagina, cioè è la forza che è l'eros universale, l'amore universale, ed è la coscienza che non è personale, ma è quell'unità, quell'abilità a sentire l'energia oscura e soprattutto a sentire l'unità con il tutto e a capire che non ci saranno mai vinti e vincitori, ma l'unica vittoria è quella di una ricchezza, un benessere generale di tutto il genere umano. È questa l'unica via, ma la via richiede un balzo di coscienza. Non pensare che qualcuno ci nasconda la verità, ma capire che ce la stiamo nascondendo noi perché non ci facciamo le domande e viviamo credendo alle chiacchiere altrui. Grazie.
Abbiamo la fortuna di parlare con Giuliana Conforto, astrofisica. Grazie Giuliana per aver donato il tuo tempo ai nostri ascoltatori. Volevamo chiederti, visto che hai parlato di coscienza e del fatto che noi possiamo accedere a questo vasto internet, vasta coscienza cosmica, come possiamo fare per, nella vita di tutti i giorni, per poter sentire sempre di più questa energia? Questa è una domanda che richiederebbe ore di tempo di spiegazione. La frase classica è quella di Socrate, conosci te stesso, insomma. Quindi sappiamo chi, dobbiamo sapere chi siamo, e questo non ce lo dice nessuno, lo dobbiamo scoprire da noi, ecco. E poi ci stanno tanti, ormai un'infinità di eventi che stanno favorendo una ricerca seria e non un credo, una serie di credi, convinzioni che si stanno invece dimostrando false. Certo. E per quanto riguarda il cambiamento del DNA, che mi pare di aver sentito che adesso è possibile cambiare il DNA, in base a quali studi, in base a quale scoperte si è capito questo? Ci stanno, le scoperte sono tante, il punto fondamentale è superare i confini. E i confini non sono quelli nello spazio, ma sono i confini tra le discipline. C'è appunto questo elogio ingiustificato per la fisica quantica, e sì, c'è il confine tra fisica quantica e biologia. I biologi hanno fatto delle scoperte straordinarie che, siccome non hanno non hanno le nozioni, ce l'hanno, però non hanno questa pubblicità, questa dettata da questo inganno spiritual quantistico che fa credere impedisce. Che la fisica quantica possa spiegare tutto. Non spiega tutto, anzi non spiega niente. E invece i biologi potrebbero spiegare. I biologi hanno fatto grandi scoperte. Altre grandi scoperte sono in astronomia, e grandi scoperte sono su tutta la geofisica, dei geofisici, che vengono ignorate totalmente, ma sono scoperte scientifiche di grande importanza e di grande serietà. Il punto è che bisogna conservare quel credo di base che la fisica tutta conserva, la fisica conosciuta, diciamo, ci sono teorie avanzatissime, e che è il credo nella realtà dello spazio e del tempo. Quindi l'ignoranza dell'energia oscura che emerge dal vuoto e che è indipendente, come diceva Hermete, dallo spazio, dal tempo, dal piccolo e dal grande, unisce tutto, quindi unisce anche l'uomo e l'universo. Tutto sta a decidere quale cervello vogliamo usare. Se il cervello grigio, che è il credente, quindi il cretino della situazione, o il cervello bianco, che è la parte più cospicua e che percepisce realtà invisibili ma sensibili. Grazie. Ma ci sarà un giorno la possibilità di eliminare questo velo che ci impedisce di... Questo è molto divertente, perché questo già si sta eliminando con una celerità incredibile. Tutti tremano, per questo il potere diventa buono, fa il buono, dice che vuole salvare, si appella, fa la misericordia, eccetera, perché il campo magnetico terrestre sta scomparendo con estrema celerità. Velocità. Quindi bisogna prepararsi. Io propongo di attivare quel principio sovrano che è stato soppresso e che è la volontà del Padre, cioè la volontà, la felicità di tutti e di tutto, ovviamente, l'ambiente, e smettere soprattutto di credere a convinzioni false. Grazie, piacere di intervistare Massimo Citro per questo convegno Nuovo Mondo, e volevamo chiederti, Massimo, di parlarci della tua nuova scoperta, della TFF, trasferimento di farmaci in frequenza, ci sarebbe da parlare per dei giorni. In sintesi è una cosa che ho scoperto 25 anni fa, nel 1990, ed è la possibilità di trasferire attraverso circuiti elettronici di un certo tipo le proprietà medicinali di molti farmaci chimici, e attraverso questi circuiti, senza dover dare, quindi somministrare il farmaco al paziente, ma dandolo direttamente attraverso dei cavi elettronici, dei cavi elettrici a contatto, oppure mediato da sostanze di cui l'acqua è la principe, diciamo, ricettrice di informazioni, e li cede
succede anche. In pratica diamo il codice della sostanza che ha le proprietà della sostanza stessa. È una sorta di alchimia quasi. E utilizza, diciamo, i principi della radionica? No, è molto vicino alla radionica, che io studiai a suo tempo, ma la radionica utilizza apparecchiature senza fili, diciamo, sì. No? Noi abbiamo la spina che va nella corrente. Il codice è un insieme di informazioni che codifica una sostanza. Ora, se la materia sta confinata in una forma a costituire la massa, è perché c'è un codice che la informa, che le dice come deve essere, che proprietà deve avere, eccetera. In quel codice c'è anche scritto la sua proprietà. Nel caso di un farmaco c'è la capacità di innescare in una cellula, in un sistema vivente, delle risposte di tipo farmacologico, come se fosse il farmaco. Direi che la parola chiave è come se. Noi non diamo il farmaco, ma diamo come se lo fosse. Bello. E invece ci può parlare un attimo del libro che ha scritto con Masaru Emoto? Tratta di questo, la scienza dell'invisibile, proprio tutto quello che non è tangibile, quindi che cade sotto i nostri sensi, ma che non è una fantasia, non è magia, è fisica, è una fisica diversa, è una fisica appunto dell'invisibile. Noi non possiamo pensare che i nostri sensi, che sono limitatissimi, ci descrivano l'intero universo, ci descrivono una porzione minima e peraltro soggettiva, e noi vogliamo esplorare, come già nell'antico, tutto quello che non è sensibile. Grazie a voi. Il mondo, perché vedere il mondo è una componente nutritiva fondamentale. Ma guardate, il mondo non è solo andare nel Bangladesh, che esprime proprio un tasso di disperazione assoluto, ma anche andare al caseggiato vicino, suonare al campanello e dire: buongiorno, io abito qui a 30 metri, bisogna di qualcosa, schiacci il campanello numero 3. Questo è viaggiare. Oppure a chiunque sia costretto a vivere nell'angoscia del trastolo matrimoniale, che preferisco chiamare di convivenza, perché al limite lui si può sempre sposare, basta che lei abbia la sua casa e lui la sua, per dire, no? Perché è la convivenza che alimenta il foraggio di 14 milioni di mariti che in questo paese ogni sabato vanno con la prostituta. Moltiplicate 14 milioni per 50 euro e vedrete che è impossibile smantellare la retorica sulla famiglia nucleare, che esiste perché produce un capitale, fra l'altro, produce la disperazione, che è il capitale base, no? Però produce anche il fatto che, per non esplodere in questa disperazione, 14 milioni di mariti vanno con la prostituzione. Vittoria, no? Per quelli che pensano che guadagnare sia la cosa più importante. Abbiamo il piacere di parlare con Silvano Agosti, che abbiamo appena ascoltato in teatro poco fa. Siamo un altro mondo alla proiezione del film. Silvano, abbiamo ascoltato con interesse il tuo intervento e ci è piaciuto molto il concetto della famiglia nel nuovo mondo. Ce lo puoi spiegare in modo sintetizzato per i nostri ascoltatori? Grazie. No, è molto semplice. La famiglia nucleare è un nido molto interessante, ma è impensabile che un'aquila raggiunto il suo stato di maturità abiti sempre nel nido. Okay? E allora, dalla famiglia nucleare, quando il bambino o la bambina hanno 9 anni circa, quelli che lo hanno generato li devono avviare alla loro vera famiglia, che è di 7 miliardi di persone, cioè di tutti quelli che vivono su questo pianeta, sommersi dai ruoli. Purtroppo l'essere umano non è ancora arrivato su questo pianeta, ma arriverà quando esploderanno tutti questi ruoli inutili, che sono ragioniere, mamma, cugino, papa, zia, artista, architetto, eccetera. E ci saranno, come esistono solo i gabbiani, non esistono i gabbiani turchi o francesi o tedeschi, esisteranno solo gli esseri umani.
tanto che io adesso mi alleno e quando esco dal cinema a Giorgio Scipioni non mi trovo a Roma ma sul pianeta Terra, che è un pianeta bellissimo, misteriosissimo, di cui nessuno che è andato a scuola sa assolutamente nulla. Silvano, che cosa ti aspetti per i prossimi anni, visto che si parla tanto di questo grande cambiamento di coscienza? Cosa ne pensi di quello che accadrà nei prossimi anni? Ma guarda, ci sono due progetti. Uno probabile che 6 miliardi e mezzo di servi che non servono più vengono sterminati nel 2029 per dare posto a una super borghesia, descritta fra l'altro in modo perfetto dal mio amico Fritz Lang, perché siamo diventati amici, nel film Metropolis. Una super borghesia che caccia gli ultimi lavoratori, che sono peraltro pochi, nei sotterranei. Lei vive nei giardini, con aria perfettamente pulita, eccetera. Questo è un progetto e richiede uno sterminio di 6 miliardi e mezzo di persone circa e un'umanità di 500 milioni di persone che per il pianeta, insomma. O l'altro progetto sarebbe quello naturale, che poiché il lavoro sta diventando assolutamente inutile, perché lo fanno le macchine che sono state costruite da persone macchina che non hanno più il diritto di esistere, la classe operaia è già sparita, e a queste qua da offrire il 10% di quello che era il budget degli armamenti e dargli una casa e cibo fresco tutti i giorni, così senza dover lavorare, chiedendo magari un paio d'ore di volontariato e chiedendo soprattutto a ognuno di scoprire quello che nessuno scopre mai, cioè il proprio immenso valore, appunto, di essere umano. Che bello, grazie. Io mi auguro proprio che sia la seconda opzione, quella che si realizzerà. Non è sufficiente augurarselo, bisogna che tu ogni giorno, quando incontri un ragazzo che ti fa la corda, perché lo incontrerai sempre, tu gli dica: senti, mi urge prima informarti che ogni giorno qui da 40 anni muoiono 35.000 bambini di fame. Quando hai capito questa informazione, vediamoci che mi tocchi. Se sei bravo andiamo avanti, e se no no. Se no ti saluto, capito? Grazie Silvano. Ho visto che lei, quando le ho toccato il ginocchio, ha subito levato la mia mano. Perché è addestrata al sacrificio. Sono addestrata ad allontanare l'uomo, forse. No, il maschio. Fai bene a allontanarlo, ma se allontani l'uomo è come uno che allontana il proprio fegato, muore. Tutte, sono tutte morte. Guarda le donne di 50-60 anni, sono tutte estinte, molto tinte e molto estinte. Arrivederci. Grazie Silvano. Prego.